Ehi là, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. E adesso possiamo guardare le letture di aprile. Dopo essermi lamentata di aver fatto una TBR e non averla assolutamente seguita, andiamo a vedere in realtà che cosa ho letto. Prima di partire, però, vi ricordo di andare a guardare in qui sotto in descrizione, iscrivervi agli altri social, tra cui Instagram, e se volete acquistare alcuni di questi libri, vi ricordo che ci sono i link di affiliazione. Partiamo con Sapiens da Maya Dei di Harari, che avevo già iniziato a leggere a metà marzo, che però è un mattone lunghissimo e quindi mi sono praticamente portata avanti per 2 settimane e mezzo. La prima edizione di questo romanzo risale al 2014, infatti alcuni dati, alcuni argomenti di cui parla si vede che non ha visto come. Che cosa è successo in questi 6 anni e mezzo? Ma vabbè, è l'inconveniente di tutti i saggi, invecchiano troppo in fretta. Harari racconta la storia dell'umanità attraverso le 3 principali rivoluzioni che ci sono state: quella agricola, quella industriale e quella scientifica, che secondo l'autore hanno portato la nostra specie a distanziarsi dalle scimmie da cui originiamo e da tutti gli altri animali, rendendoci di fatto quello che siamo ora, ovvero degli sterminatori della terra, che hanno reso la vita degli altri animali schifosamente orribile. A parte questo, proprio per il tema trattato, mi aspettavo un testo estremamente lento e noioso. Invece il bello di Harari sono le battute e il modo cinico che ha di raccontare qualsiasi tematica trattata. Non si salva niente, che sia il capitalismo, che sia la religione o qualsiasi altra cosa che vi possa venire in mente. Non si salva niente. E a me questo modo di fare piace tantissimo perché dal mio punto di vista non ci sono argomenti che non si possano trattare con un po' di sano cinismo. Quando ho pubblicato la foto su Instagram, una persona mi ha detto che si è fermato proprio nel capitolo che riguarda la religione perché gli è sembrato che esagerasse. A me, piccola atea cinica, non ha creato questi problemi, anzi, in quelle circostanze non ha detto neanche niente che io non pensassi già di mio, quindi si fa fatica a rimanere offesi. Però capisco che a chi ha diverse sensibilità possa dare fastidio. Ci sono molti punti di riflessione, come ad esempio quando parla degli allevamenti e del fatto che abbiamo reso esseri viventi ingranaggi di una macchina senza considerare che esattamente come noi avevano desideri e sentimenti propri, ponendo l'accento su quanto noi stupidi esseri umani ignoriamo tutto ciò che è inferiore, che noi riteniamo inferiore a noi senza pensare minimamente che soltanto perché è diverso non vuol dire che lo possiamo trattare come una macchina. Almeno questo è quello che ci ho visto io. È molto lungo, quindi molto spesso si trova a ripetere gli stessi concetti più e più volte e può diventare a tratti un po' noioso. Io mi sono annoiata principalmente nella parte in cui parla di economia, però qui è una mancanza mia, non mi interessano quegli argomenti, li odio, li trovo noiosi e quindi faccio fatica anche se effettivamente potrebbero essere utili. Tipo, se volete un video più approfondito, ditemelo qui sotto. Poi avevo interrotto Harari per leggere l'ultimo libro della trilogia di Tenebre e Ossa, ovvero Rovina e Ascesa di Leigh Bardugo, uscito il 30 aprile in Italia. In realtà la prima versione in lingua originale è del 2014, tuttavia nel 2015 è stato tradotto
per la prima volta. Che bello, il camion della spazzatura. Per la prima volta è stato tradotto nel 2015, ma non ha avuto eccessivo successo, quindi abbiamo avuto soltanto il primo romanzo fino a quest'anno. Quest'anno che è uscita la serie. Vi ho già parlato di questo libro in una recensione scritta sul mio blog, ho parlato di tutta la saga sul canale, quindi in brevissimo, se il secondo libro va riportato un po' in alto la narrazione e abbiamo potuto vedere alcuni colpi di scena interessanti e l'introduzione di un personaggio più complesso di Male Alina, che ha dato un po' una smossa alla trama, qui torniamo al problema principale dell'amore tra Alina e Mal. Quello è il punto focale di quest'ultimo libro e, essendo il punto focale di quest'ultimo libro, ti fa rendere conto che la storia d'amore, la relazione tra Mal e Alina è il punto focale di tutta quanta la trilogia e questo mi ha dato un po' fastidio. E secondo me sono stati sbagliati i tempi della narrazione, perché appunto danno molto spazio ai viaggi mentali di Alina, ma poi quando arriviamo ai fatti si risolve tutto in uno sputo, esattamente come il finale, che è estremamente semplice, nel senso che il piano era tutto bello intricato, ma si risolve in un niente. Messaggio invece finale di tutta la narrazione è, secondo me, molto triste. Non voglio fare spoiler, però si poteva fare di meglio, potevi arrivare allo stesso punto e far arrivare i personaggi allo stesso punto senza che i due dovessero rinunciare alla loro identità, praticamente. Mi hanno sempre detto su Instagram che questa cosa viene ripresa nei due libri successivi che riguardano Nikolaj, il principe di Racca. Quindi non ho intenzione di leggere in inglese, perché già non ho tempo di leggere i libri in italiano, figuriamoci se ci devo mettere il triplo in lingua originale. Quindi io spero che li traducano, probabilmente sì, vista l'uscita della serie, nel caso ne parliamo. Prima di ritornare a finire Sapiens, ho preso il fumetto di Luca Berlati, qua tutto a posto. Lo seguivo già su Instagram, i suoi sketch sono pieni di ansia e male di vivere, cosa che a questo punto dovrò accettare, che fa parte della mia generazione. Mi aspettavo una cosa del genere, quindi sì, male di vivere, ansia e quant'altro, ma con una tematica di fondo che alla fine è molto leggera. Invece no, vediamo il viaggio di Luca e di suo fratello insieme a suo padre per andare a trovare sua madre, e fino alla fine sembra che il punto sia che non vedono la mamma perché il padre è divorziato, loro sono andati con lui. Comunque una tematica complessa, ma non così emotivamente sfibrante. Invece la fine mi ha ucciso, ci sono rimasta malissimo. La costruzione della storia è perfetta e esattamente come ciò che succede fa nella realtà, ti dà l'ammazzata anche nel fumetto. Quindi sono molto contenta, io non vedo l'ora che faccia qualcos'altro, mi piace davvero tanto. L'ultima fuggitiva di Tracy Chevalier e anche penultimo libro di questa autrice che io non avevo letto. Quindi alla mia sfida del 2021 manca solo un suo libro e un punto della lista l'ho fatto. Incredibile, signore e signori. Siamo nel 1850, quando le sorelle Honor e Grace partono, lasciano l'Inghilterra e raggiungono il promesso sposo di Grace in America. Honor sta seguendo la sorella per andare via dalla piccola cittadina in cui abita. E
dove ha dovuto subire la grande vergogna di essere appena stata lasciata dal suo fidanzato, che ha deciso di lasciare la comunità perché si è innamorato di un'altra donna. Honor segue Grace senza avere niente in America, ma dopo un lungo e estenuante viaggio via mare, Grace prende la febbre gialla e purtroppo muore. Honor così si trova letteralmente senza niente, l'unico appiglio, gli unici conoscenti sono il futuro, il promesso sposo di sua sorella e la vedova del fratello di quest'ultimo. Honor avrebbe voluto tornare a casa, però il viaggio in mare è stato davvero troppo. Non pensa di poterlo affrontare di nuovo. Quindi si ritrova a vivere una vita non sua con il promesso sposo di sua sorella che la tratta freddamente e la teorica cognata di sua sorella, evidentemente infastidita dalla sua presenza. Inoltre scopre una verità che la smuove profondamente, ovvero che la schiavitù in America è un fatto non ancora sradicato e permettere che appunto che vengano sfruttati va contro i principi con cui era stata educata in Inghilterra. Quindi Honor si ritrova a dover scegliere tra il venire a compromessi con questa realtà oppure andare contro la sua nuova famiglia e aiutare queste persone. Thérèse Chevalier picca incredibilmente quando si tratta di descrivere i paesaggi ottocenteschi dell'America, questi territori sconfinati, nu letteralmente nuovi e selvaggi. E il tentativo di famiglie, o in questo caso di persone principalmente venute dall'Inghilterra, di mettere radici in un territorio che sembra quasi respingerti via. Mi ha ricordato molto I frutti del vento, anche quello trattava di una famiglia che si era appena trasferita in Connecticut, doveva veramente strappare i pezzi di terra da coltivare alle foreste, e qua si rivede lo stesso paesaggio, lo stesso tipo di sentimenti, di sorpresa verso questi luoghi selvaggi e inospitali, e la volontà delle persone di viverci e farli propri. In contemporanea alla presentazione di un personaggio che viene descritto come, che ci viene presentato come debole. Siamo a metà dell'Ottocento, una donna no, no, di certo, una donna virtuosa di certo non era quella che impuntava e faceva di testa propria ed era indipendente, e Honor rispecchia esattamente questo stereotipo. È molto fragile, ha bisogno di appoggiarsi agli altri, è stata ferita da un uomo che l'ha abbandonata, e nonostante dal nostro punto di vista sia lui quello riprovevole, in realtà nella società di quegli anni a essere guardata male è la donna. Quindi parte come un personaggio molto debole e bisognoso d'aiuto, che però diventa forte quando i suoi principi vengono messi in discussione, e sceglie di seguire appunto ciò in cui crede a discapito di quello che potrebbe perdere, e si dimostra molto più forte di quello che poteva sembrare all'inizio, e prende decisioni che potrebbero mettere in pericolo lei stessa. Mi è piaciuto molto, sono molto contenta, visto che gli ultimi libri della Chevalier non mi avevano minimamente convinta. Invece qui, sebbene la Chevalier prenda momenti, nonostante la Chevalier ti racconti sempre momenti di una persona comune in una determinata epoca storica, qui la trama capisce benissimo dove vuole andare a parare e che cosa ti stia raccontando, a differenza di, come si chiama, dell'Innocenza, che è l'ultimo che avevo letto.
Quindi io lo promuovo assolutamente, sono molto contenta. Ultimo libro del mese e qua invece diventiamo cattivi. Però devo fare una premessa. Una vita al libraio è una raccolta di appunti presi da Sean Bittell, il proprietario di una libreria in Scozia, del suo lavoro. Non è un romanzo, è letteralmente una raccolta delle sue note. Quindi tutto ciò che dirò di cattivo sul personaggio e su questa storia, purtroppo è effettivamente qualcosa di cattivo su una persona reale. È inutile dover dire che io non voglio offendere una persona per quello che è, però dobbiamo parlare di questo libro. È uscito per Einaudi nel 2019 e io sinceramente mi aspettavo una storia mi aspettavo che fossero avvenimenti accaduti realmente nella vita di questo libraio. Tuttavia me l'aspettavo, mi aspettavo che fosse un minimo romanzato, che quindi si sforzasse di raccontarti una storia. Invece ha preso appunti, cioè durante un anno di vita del negozio, semplicemente lui si è appuntato delle cose interessanti per lui che succedevano e le ha stampate. Questo è tutto, il fatto è che tutti noi vorremmo credere che la nostra vita è interessante, che quindi le cazzate che vediamo durante la giornata possano interessare a qualcun altro. Il punto è che se non c'è un minimo di background, non frega niente a nessuno. Vi fregherebbe che io vi dicessi che ieri, non lo so, mia nonna mi ha regalato un gelato. No, non mi fregherebbe niente perché non conoscete mia nonna, non sapete dove me la. Cioè, non sapete niente, quindi non vi frega niente. E questo è uguale. Non sappiamo niente di lui, ci viene detto veramente poco e soprattutto ci vengono descritti avvenimenti di che non facendo parte di una narrazione più grande rimangono inutili in se stessi. L'unica cosa che esce fuori da questo libro è il carattere estremamente lamentoso di questa persona che per 300 pagine non fa altro che ripetere quanto Amazon e tutto il mondo digitale gli abbiano rovinato, abbiano rovinato il lavoro del libraio e che poverino, poverino. Praticamente ci viene detto mille volte che il negozio lavora molto meno di prima, però poi lo vediamo sempre in giro e non sempre per andare a comprare altri libri. Mentre fa lavorare delle dipendenti. Ora, se tu non hai i soldi, cioè se ti devi lamentare perché Amazon fa dei prezzi del cazzo, allora vuol dire che tu dovresti, che ne so, arrivare a fine mese che sei appeso alla canna del gas. Invece non è così. Non ho trovato veramente niente che potesse essere significativo. Le uniche persone che potrebbero trovare interessante questo libro sono lui stesso, perché appunto è come leggere il tuo diario segreto, le persone che abitano in quella zona e basta. E inoltre, fuoriesce dalle pagine il suo carattere. Veramente brutto, è una di quelle persone che si lamenta di tutto, poi viene preso a pesci in faccia e non dice niente. Io non ho trovato in questo libro una sua dipendente che non lo trattasse male. Non capisco perché, non si capisce perché le richiamasse o perché le tenesse. Cioè, è una persona passiva-aggressiva che sa solo lamentarsi. Quindi l'unica cosa che ho imparato da questo libro è che
devo cambiare personalità perché sennò faccio schifo. Questo è tutto. No, comunque, tornando seri. Ok, poteva essere interessante vedere da dentro la vita di una libreria di libri usati, però in questo caso sarebbe stato più interessante un libro più strutturato in cui vi parla di come si acquistano i libri, di quali, come si prezzano, che ne so, di come vengono esposti. Invece queste cose ogni tanto ci sono, ma sono messe casualmente e non ha molto senso. Appunto, essendo che sono suoi appunti, dà per scontate cose che sa lui, ma che non ha mai spiegato, oppure continua a ripetere descrizioni di clienti che però ho già ripetuto 1000 volte, quindi ho capito. Però appunto ti dice che una persona entra nel negozio praticamente tutti i giorni, però poi rimane lo stereotipo di quella persona, il tizio tatuato che porta bastoni fatti da lui. Punto, non sappiamo nient'altro perché non sappiamo nient'altro perché lui non sa nient'altro, non si interessa ai suoi clienti, neanche quelli che vengono sempre. E a questo punto, se non interessa a te in prima persona, perché dovrebbe interessare a me? Non capisco il senso. Peccato, ero molto curiosa, mi aspettavo appunto un libro simile alla Libreria dei Desideri, che appunto però è un romanzo, e peccato, mi sono molto dispiaciuta. Questo era l'ultimo libro letto in questo mese. Ditemi voi che cosa avete letto, ditemi se alcuni di questi libri vi interessano e nel caso vi ricordo di usare il link di affiliazione. Per questo mese è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!